Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, riconosciamoci bisognosi di perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai innalzato la gloria del cielo in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. E appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto allora maria disse l'anima mia magnifica di signore e il mio spirito esulta in dio mio salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Dovremmo essere per sempre... Stupiti e stupefatti del basso profilo di questa rivelazione, della quale dobbiamo andare orgogliosi. È il momento di ritrovare la commozione e l'orgoglio. Questo basso profilo della rivelazione, basso vuol dire che la rivelazione di Dio nella quale abbiamo creduto è all'altezza del nostro piano terra, intrecciata con i sentimenti e le relazioni e le condizioni basiche della nostra vita. Non ci sono racconti di titani, scontri di divinità, rivelazioni che squarciano i cieli, lotte di uomini e dei, apparizioni di sovrani immortali. Non è immortale neanche Gesù che guidano il mondo e la storia sopra le nostre teste. Ecco il nostro tesoro. Chi avrebbe potuto osare? Chi avrebbe potuto inventarselo? Inventare ci inventiamo un grande mito, se ci inventiamo un Dio ci inventiamo un grande mito, un grande scenario, un Olimpo di divinità. Non ci inventiamo di certo la storia di una ragazza come le nostre, lo raccontiamo della visita alla parente come pretesto nel quale dire: C'è un bambino qui molto speciale. Non avremmo così tanta venerazione per un crocifisso. Non faremo memoria di una manciata di mesi perché tanto è durata l'apparizione di Gesù. E per trent'anni ha vissuto a casa sua. Facendo probabilmente il lavoro del padre, con qualche piccola pausa di incantamento un segreto rapporto con il Padre Dio, ma niente di più, perché questo è quello che ci danno i Vangeli. No, non ci saremmo inventati tutto questo. E quindi l'idea che noi abbiamo proprio lì, nel corpo di questa ragazza, nel corpo del suo figlio bambino e poi grande, nel corpo del figlio martirizzato, nel corpo del figlio risorto che ci tocca lievemente con questa Eucaristia, il fatto che abbiamo lì l'oggetto della nostra adorazione, ci deve portare un po' alle lacrime. Come ha potuto accadere questo? Che nessun essere umano avrebbe potuto inventarsi per fare bella figura. E cosa c'è di epico in questa storia di Dio che ci ha toccati? Eppure proprio lì, proprio per questo, l'idea che Dio ci abbia toccati lì dove abbiamo le cose delle quali viviamo, le mani, gli occhi, gli sguardi, gli affetti, la nascita di un bambino, l'incontro con le persone ferite. La promessa di un'abitazione finalmente riconciliata con la vita, il passaggio attraverso la morte che non ci annienterà, ecco, avere questo l'oggetto della nostra adorazione, e così quando celebriamo la Madonna Assunta, noi a questo. Dobbiamo pensare che questa condizione, oltre la quale dovremo camminare, tuttavia non è un esperimento in perdita, non è, non è il luogo che deve essere dimenticato. ciò che è destinato semplicemente a consumarsi per una vita più alta. Questa ragazza arriva alle soglie della casa di Dio con il corpo, l'anima, gli sguardi, gli affetti, i sentimenti dei quali vissuta. E risorto arriva così nel luogo del Padre. E noi, dice Paolo, arriveremo così. Non c'è da dimenticare, non c'è da, da vergognarsi. Non abbiamo niente di più santo della vita che abbiamo vissuto. Ma in questa vita rimangono molti sospesi. Ecco, qui si... Sì. C'è spazio per la speranza in un cambiamento radicale. Rimangono molti sospesi, molti sospesi, ai quali non possiamo venire incontro. A cominciare da quelli che sembrerebbero più semplici, eppure talvolta sono così dolorosi. Capiterà anche a voi, io, nella mia vecchia età, Ancora periodicamente sono trafitto dalle parole gentili che ho fatto mancare a mia madre che mi accudiva nel momento in cui invece io ero un po' infastidito e un po' vergognoso di questa tenerezza e la scostavo bruscamente sembra una cosa da poco, eppure io mi vergogno molto di questo e so che non ho più tempo qui per risarcirla di questo, ma qualcuno lo deve fare e a me mi toccherà di purificarmi di questa presunzione, di questa arroganza, di questa incapacità. Di cogliere ciò che doveva essere adorato non in un grande volo dello spirito, ma nel gesto lieve della madre che accompagna, che ha paura di disturbare e che mi pulisce le scarpe, vergogna. Dovrò espiare il mio mancato apprezzamento. Di tutto questo. E senza il corpo non sarebbe accaduto, senza lo sguardo non accade, senza la condizione di questa vita umana non avrebbe visto la luce. E invece in quella tenerezza c'è qualcosa di eterno. La Madonna Assunta è celebrata in un primo momento. Sull'onda dell'emozione di un corpo che non si sopporta di vedere consumato perché ha contenuto così tanto spirito, così tanto amore, così tanta passione, ha resistito a così tante ferite che non si sopporta di vederlo consumato e si dice. Beh, almeno la Madonna te ne è andata subito in cielo, non ha subito il suo corpo l'oltraggio della corruzione. E ci fa un po' impressione perché per un attimo sembra quasi che vada a far diventare niente. Tutto quello che nel corpo abbiamo vissuto, eppure tutto abbiamo vissuto nel corpo se ce lo perdiamo, se finisce nel buco del lavandino del cosmo, se viene rimosso dalla nostra vita. Noi non siamo nessuno. Io andrò, spero, alla porta di Dio e so che dovrò espiare la mancata delicatezza con la quale ho accolto. Troppo spesso le parole tenere e i gesti delicati di mia madre e di tutte le altre persone che mi hanno voluto bene. Ecco. E l'impressione che questo non possa essere corrotto. Capite la forza del simbolo? Non sopportiamo di pensare che mentre scompare la fisionomia scompare anche tutto quello che essa ha vissuto, anche tutto lo spirito a cui ha dato vita, anche tutto l'amore per il quale si è sacrificata. E la fede dice sì, non scompare. E allora in un secondo momento abbiamo capito che il segno dell'assunta non è semplicemente la delicatezza con la quale ci è stata risparmiata l'idea che la madre del Signore potesse darci l'impressione di aver fatto tutto questo in vano, di aver fatto nascere e di aver custodito questo figlio in vano, per un destino destinato a consumarsi, a rimanere incompiuto ma abbiamo imparato a cogliere qualcosa di più profondo in questo e la contemplazione di questo mistero abbiamo visto non andrà perso niente nessuno sguardo e anche la ferita più piccola dovrà essere risarcita che è rimasta in sospeso dovrà essere risarcita pensate all'enormità delle ferite che gli umani ricevono e si procurano. I più progrediti spendono più soldi per inventare nuove ricette del rossetto per labbra, di quanti non ne spendano per le malattie rare di alcuni bambini sfortunati che hanno malattie che non hanno mercato. Non rimane forse in sospeso questa vergogna? Certo che rimane in sospeso. e davanti al Grembo di Dio, davanti alla porta del Signore, della vita e del mondo che verrà, tutto questo deve essere riconoscibile e come sarà riconoscibile, sarà riconoscibile perché noi ne riconosceremo i segni nel corpo, come sarà questo corpo e come saranno questi segni, non lo sappiamo, ma il Signore risorto è ritornato con i segni delle sue ferite. Per dire, i sospesi non si cancellano e andranno risarciti. Non c'è nulla in questa vita che non debba essere purificato e risarcito di tutto ciò che gli sguardi, le mani, i contatti, le parole le emozioni, le ferite hanno custodito per gli altri, per le persone che ci hanno amato e anche per tutte le altre. Niente che deve andare perduto. Ecco, quando pensiamo a questo... Allora dobbiamo anche pensare che non ci sono zone più nobili per la nostra fede, delle cose che noi umani siamo capaci di fare, di patire nel nostro corpo. Non ce ne sono. La nostra vita umana è materia nobile, materia nobile della vita. degna della rivelazione di Dio, in diritto di aspettarsi che il suo amore ci risarcisca di tutti i sospesi e ci purifichi anche dolorosamente, se è necessario, di tutti i gesti sgarbati. Ah, che dei gesti sgarbati. Ricordate cosa dice Gesù all'inizio? Del Vangelo, anche chi dice stupido a suo fratello dovrà rendere conto di questo. Ecco che cosa significa che il cristianesimo, fin dall'inizio, non ha potuto neanche concepire, e ha combattuto duramente contro la dimenticanza della vita che abbiamo vissuto nel corpo contro la rimozione di tutto ciò che è adorabile nelle nostre condotte quotidiane. Ecco perché il cristianesimo ha combattuto che perché nemmeno un bicchiere d'acqua offerto all'assetato andasse perduto. C'è un mistero di Dio lì. E se non siamo stati capaci di rendercene conto mentre eravamo in vita, ce ne dovremmo rendere conto davanti al Signore, davanti al Signore risorto, davanti alla Madre ritrovata. Parlano la nostra lingua e capiremo benissimo la ragione per la quale... Dobbiamo purificarci di ciò che nel corpo abbiamo disprezzato e la ragione per la quale dovremmo molto rallegrarci per ciò che nel corpo è stato capace di sfidare la morte e di attingere alla benedizione dello Spirito. E succederà così. Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme la supplica per la pace che ci è stata consegnata dal Cardinale Pier Battista Pizzagal, eh, Pizzaballa. È, come sapete, è responsabile del cristianesimo, del cattolicesimo orientale nei luoghi dove in questo momento c'è una guerra accanita e, e, e morte, e, e minaccia, e pericolo e sconvolgimento della vita di moltissimi uomini, donne e bambini, nostri fratelli. Gloriosa Madre di Dio innalzata al di sopra dei cori degli angeli. Prega per noi con San Michele Arcangelo e con tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo santissimo diletto figlio, Signore Maestro. Ottieni per questa terra santa, per tutti i suoi figli e per l'umanità intera, il dono della riconciliazione e della pace. Che si compia la tua profezia, i superbi siano dispersi nei pensieri del loro cuore, i potenti siano rovesciati dai troni e finalmente innalzati gli umili, siano ricolmati di beni gli affamati, i pacifici siano riconosciuti come figli di Dio e i miti possano ricevere in dono la terra. Ce lo conceda Gesù Cristo tuo figlio. Che oggi ti ha esaltata al di sopra dei cori degli angeli, ti ha incoronata con il diadema del regno e ti ha posta sul trono dell'eterno splendore. A lui sia onore e gloria per i secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.